Con molto dispiacere lascio il programma, Alessio Sacara lascia TuSiQ e Vales con questo commovente post foto, video. Alessio Sacara, campione di MMA che ha affiancato Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez come conduttore della stagione in corso di TuSiQ e Vales, lascia il programma per impegni sportivi. Alessio andrà in ritiro in America per prepararsi alla finale di MMA che si disputerà a Firenze il 9 dicembre, durante la puntata di sabato ha salutato e ringraziato tutti, emozionando anche il pubblico con una piccola storia. Con molto dispiacere lascio il programma, ha detto Alessio, per me è un onore stare qua, cerco sempre di apprendere, qui ho appreso dai talenti, dalle loro storie, ho avuto l'onore di stare con i grandi, sono cresciuto. Un lottatore di MMA che conduce il sabato sera con i grandi? È una cosa quasi impossibile. Grazie al mio amico Martin e a Belen, sono stato l'uomo più invidiato d'Italia. Alessio ha poi raccontato la storiella di tre rane che per conquistare il trono del regno dei ranocchi dovevano fare il salto più lungo, a vincere sarà la rana sorda, quella che non ha ascoltato le parole di nessuno ed ha creduto solo ai suoi sogni. E i sogni di Alessio riguardano soprattutto il suo sport, le arti marziali miste, MMA appunto. Una disciplina poco conosciuta in Italia ma che anche grazie a lui sta conquistando popolarità e consensi, sulla sua pagina Facebook Sacara ha scritto un lungo post ringraziando il programma proprio per questo. Questa è stata una grande occasione per noi che facciamo parte di uno sport minore di aver avuto la possibilità di farci conoscere e, grazie per lo spazio che mi avete dato. Voi e il programma Verissimo per aver dato visibilità al mondiale che si svolgerà il 9 dicembre, senza di voi nessuno ne avrebbe parlato. In fin dei conti della maggior parte dei casi per parlare in Italia di qualcosa o bisogna dare un calcio ad un pallone o fare cose folli. Ma piano piano arriveremo anche noi ad alti livelli come negli altri paesi. Alessio Sacara si è dimostrato sagace, simpatico ed anche discretamente bravo a condurre, reggendo l'impatto di un programma in prima serata, un grande in bocca al lupo per la finale, ma siamo certi che lo rivedremo presto anche in TV.